iniziamo la nostra, il nostro itinerario, il nostro cammino spirituale. Il tema, appunto, come detto, è il tema della gioia. La prima meditazione che adesso appunto stiamo facendo è la gioia. Che cos'è la gioia? Bisogna partire dalla definizione, la gioia cristiana. Che cos'è la gioia? Iniziando a meditare un po' che cos'è la gioia cristiana, mi viene in mente l'immagine che si dà nel linguaggio comune, popolare, del cristiano, di colui che frequenta la Chiesa. Si dà sempre un'immagine, come dire, di uno col collo torto, con le mani giunte, quasi triste. E potremmo dire, a volte si sente dire, no, quello che prega è come uno chiuso in sé. Scusate, metto gli occhiali, Sembra quasi che l'esercizio delle virtù, se viene vissuto, come dire, per praticare le virtù cristiane, renda più difficile la gioia, come dire, si dà quasi l'immagine di una persona affaticata e triste. A volte sento dire dalle persone: io sono credente ma non bigotto. La parola bigotto non ho mai capito che cosa significa, cosa significhi. Ma come a dire, io credo in Dio, ma non in quel modo tutto sulla devozione che rende la persona antipatica e chiusa. Io sono credente, ma di un altro tipo di credenza, ma non l'ho mai capita questa espressione. Viceversa, l'uomo goderezzo, l'uomo che vive nel mondo, che vive tutte le opportunità, nella nostra mente immaginato come un uomo, appunto, che invece sa godere delle cose del mondo e quindi è anche contento, e quindi è anche felice, è brillante, sa godere i piaceri della vita. E invece il cristiano i piaceri della vita se li nega e quindi è triste. Tutto è mortificazione. La mortificazione, appena io dico la parola mortificazione, mi viene in mente uno gioioso, contento, o mi viene in mente uno che vive la mortificazione con una certa tristezza. Quindi se io vivo la mortificazione con tristezza, tutto diventa incolore, insapore, faticoso, uggia. Bene, è vero proprio il contrario. È l'esatto contrario che è vero, che adesso cercheremo appunto di approfondire. Ciò che conquistò il mondo all'inizio dell'avventura cristiana, quindi parliamo del primo secolo, fu proprio la gioia cristiana che intervenne nella tristezza del mondo di allora, perché il mondo di allora, che è appunto il mondo greco-romano, dove c'era la cultura greco-romana, pagana, potremmo dire anche ricca, per quanto si possa intendere la ricchezza del mondo di Roma, ma al tempo stesso anche piena di vizi, anche piena di vizi. La società del tempo, la società pagana non aveva risolto, come nessun pagano riesce a risolvere, il problema della morte. È il problema del dolore. Quindi il cristianesimo si inserisce come messaggio bello proprio su questo argomento della morte e della sofferenza, il senso della vita. Ma lo fa non con una comunicazione di servizio, lo fa con la testimonianza della gioia. Quello che conquistò il mondo nel primo secolo fu proprio la gioia cristiana. Quando arriva quando non si ha questo senso della vita, non si sa perché si vive, non è possibile
vivere una profonda gioia di vita, e allora si cercano momenti in cui non si pensa ai problemi ultimi. In fondo, quando si dice la famosa espressione panem et circensem, vogliamo che cosa? Il pane e il divertimento, il pane per campare e il divertimento per non pensare ai guai. E questo è classico dell'esperienza della vita pagana. Invece il cristianesimo si presenta immediatamente come annuncio di gioia. Cosa dicono gli angeli quando appaiono ai pastori, quando Gesù è nato il giorno della nascita a Betlemme? Vi annuncio una grande tristezza. No, non mi sembra. Vi annuncio una grande gioia. Il primissimo messaggio, la prima cosa che dicono gli angeli ai pastori. Vi annunciamo una grande gioia. E poi anche il saluto dell'angelo alla Madonna. Prima ancora della nascita di Gesù c'è il concepimento divino. Cosa dice l'angelo alla Madonna? La prima parola. Ave, Cesare morituri te salutant. L'angelo non sapeva il latino. Non dice ave. Rallegrati. La primissima parola che l'angelo dice a questa fanciulla, che certamente in quel giorno non si aspettava l'arrivo dell'angelo e l'inizio dell'incarnazione, non si presenta, non dice io sono l'angelo, la veggente Lucia, la prima cosa che dice alla Madonna, quando vede la Madonna, il 17. Il 13 di ottobre 1917, da dove venite? Ma bellissimo, Lucia vuole sapere da dove viene questa signora che viene, vuole subito qualificarla, si presentano. Non così l'angelo. Quindi vedete che l'annuncio sia dell'angelo alla Vergine Maria, sia degli angeli, poi i pastori, come prima cosa annunciano una grande gioia. Quello che è, poi te lo dirò dopo. E anche il Vangelo, quando noi predichiamo il Vangelo, sapete cosa vuol dire la parola Vangelo? La lieta notizia, la buona notizia. Allora, se io vedo uno per strada, un mio amico, e dico: senti, ti devo dare una buona notizia, subito creo in lui un senso di gioia. Se invece vado da lui e dico: senti, preparati perché ti devo dare una brutta notizia. Come dissi io a mio babbo il giorno in cui entrai a San Sergio, non gli dissi rallegrati, o oh padre, no, perché sapevo che non si sarebbe rallegrato. Siediti, rilassati, ti devo dare una notizia che non ti piacerà. Ma ho sbagliato, e se tornassi indietro non farei. Non lo so, a dire la verità. Sta di fatto che il Vangelo è la buona notizia, è un'ottima notizia. I martiri nei primi secoli lasciarono questa testimonianza, potremmo dire strepitosa, imprevista, di una morte vissuta nei tormenti, vissuta con una gioia, con una letizia, con un'esultanza. Gli stessi romani, i gladiatori, non si spiegavano. Se conoscete il martirio di Perpetua e Felicita, l'avete letto mai? C'è un libro che si chiama Gli Atti dei Martiri, ce ne sono tanti. Perpetua e Felicita, come tante altre cristiane, furono uccise nell'arena per divertimento, chiamiamolo così. Ebbene, quello che si manifesta mentre venivano continuamente colpite da questi animali, perché non è che si muoiono in un minuto solo, che ti tagliano la testa e buonanotte, questi animali ti saltano addosso. Non è piacevole essere mangiucchiati da un leopardo, no? O inseguiti da un toro infuriato. Ma, insomma. Ebbene, queste donne, man mano che venivano ferite, quindi rimanevano poi lì, mezze morte. I gladiatori si avvicinavano e le rimettevano in pista e di nuovo gli animali addosso. Queste erano contente, ma ovviamente non poteva essere una gioia così a poco prezzo. Erano
era la gioia di sapere che attraverso quell'animale, quella fiera, quel tipo di morte, presto avrebbero raggiunto il loro Signore. La buona notizia allora qual è? Qual è la buona notizia del Vangelo? Che finalmente la vita ha un senso, finalmente la vita ha una finalità, finalmente sappiamo da dove veniamo, perché siamo al mondo e soprattutto dove andiamo, dove siamo diretti. Guardate che, perché noi adesso siamo abituati, nasciamo da bambini, i nostri genitori ce lo dicono subito, ma provate a nascere in un posto, in un luogo dove nessuno vi dice perché siete nati e quando vedete che la gente muore non sapete perché si deve morire. Il non senso della nostra esistenza è proprio il motivo principale della nostra gioia. Ed è per questo che il padre dirà, ma ne parleremo domani, che la gioia è una questione di fede, non è una questione di sono gioioso perché ci sono cose belle fuori. No. E questo poi in fondo vi ho già detto all'inizio la trama principale. La gioia è una questione di fede. Ma la fede in che cosa? Che mi finalmente conosco chi sono, cioè il senso della vita. Ecco, questo dare un senso all'esistenza, sapere la mia direzione, il punto di partenza e il punto finale. Mi dà una gioia interiore anche se non la manifesto che ne so, con espressioni di chissà che cosa. Infatti la Madonna, quando l'angelo disse Rallegrati Maria, mica fece, non so, dei balli o andò a prendere lo spumante nel frigo, oppure fece delle risate. Queste sono invece manifestazioni dell'uomo che vive nel mondo e non sa da dove viene, non sa dove va, allora vuole riempire quei buchi vuoti che ci sono nel mondo inserendovi dei motivi per essere contento. Mettendo, adesso lo diremo, la differenza tra la gioia mondana e la gioia cristiana. Quindi il primo aspetto è che la gioia è di origine escatologica, cioè non è la gioia per questo mondo, ma è la gioia per la vita di lassù. Quindi la mia finalità, il mio punto ultimo, lo devo sempre avere sotto gli occhi. Se sono orientato a questa dimensione finale, anche la vita terrena acquista luce. Se non ho il punto finale, anche la strada diventa buia. Quindi la gioia del cristiano è tutta escatologica. Cito il padre, dice il padre, un uomo che muore, se Dio è compimento meraviglioso più grande della creazione, perché è nella sua morte che l'uomo viene definitivamente accolto e riconosciuto. Va bene questa espressione, è nella morte che l'uomo viene riconosciuto per quello che egli veramente è. Ed è in quell'atto che viene posseduto da Dio che è l'eterno. Vedete? Per questo il padre diceva che la morte di per sé è l'atto più bello della vita. Non quello che precede la morte. L'atto del morire, se uno è in Cristo, è l'atto più bello, perché finalmente quello che ha sperato, cercato di vivere faticosamente nel mondo, arriva a compimento e l'uomo si riconosce. Allora, l'obiezione che ci fanno gli atei, coloro che non hanno fede, è: ma questa del paradiso è una proiezione vostra che vi siete inventati proprio per sopportare la vita di quei giorni. Mio nonno direbbe se la sono inventati i preti, perché ce l'aveva un po', i preti. È una classe un po' amorfa, i preti, non c'è un prete, il papa, quel santo, eccetera. I preti hanno inventato la vita eterna. Boh. Allora, siccome c'è questa proiezione della vita eterna inventata dai preti, dicono sopportate il presente, abbiate coraggio, forza, avanti, tanto poi ci sarà il premio finale e la gioia sarà di là. Ecco,
dicono così gli illuministi, gli atei, i comunisti. Voi proiettate nel cielo quello che non riuscite a realizzare nella terra. Possiamo dire l'esatto contrario. Sono loro che proiettano sulla terra una felicità del cielo, ma qui sulla terra è impossibile. Perché l'uomo è fatto per la felicità. Quindi capisco anche questa esigenza. L'uomo è fatto per la pienezza della vita. Ma se non hai la fede nella vita eterna, cosa fai? La cerchi qua giù, ma qua giù è impossibile, perché c'è il peccato. La nostra natura è una natura corrotta. Scrive il Padre, tutta la nostra vita è un desiderio di morte, perché Dio sia e Lui solo. Fin tanto che io sono, Dio non è. Queste sono le espressioni comuni. Così la morte dell'uomo è lo spazio di Dio, ma solo se la morte è atto di amore. D'accordo? Allora provate a vedere questa espressione. La morte dell'uomo è lo spazio di Dio. Quindi la buona notizia è questa: Gesù è venuto ad assicurarci che la vita eterna esiste, che il cielo esiste. Che la stagione inaugurata nella casa del Padre mio ci sono molti posti, se no ve lo avrei detto. Gesù non promette mai le gioie terrene qua giù, non c'è mai che Gesù dica ai 12 apostoli: oh, adesso questa sera basta, siamo stanchi tutta sta gente, facciamo un bel banchetto, ci divertiamo. Non risulta che sia questo. Sempre la speranza è. O meglio, la promessa della gioia è perché c'è una vita eterna, perché c'è un premio eterno. L'abbiamo letto nel Vangelo anche ieri. Andate in camera vostra, pregate, e il Padre vostro che vede nel segreto vi ricompenserà. Bene, è proprio quel posto la fonte della mia gioia. La fonte della mia gioia è in cielo, non è in terra, perché se la cerco sulla terra non la troverò mai. Ma attenzione, questo cielo è già iniziato. Ecco, allora dobbiamo anche dare un po' ragione anche a chi ci dice: a voi aspettate tutto nell'eternità. No, 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 non aspettiamo nell'eternità, l'eternità è già iniziata. Noi aspettiamo tutto dal rapporto con Cristo, perché il paradiso è Gesù. Il Padre direbbe: non c'è una vita eterna al di là, perché non esiste l'al di là. Come non esiste l'al di qua, esiste Dio. O siamo in Dio o siamo fuori di Lui. Già da adesso, d'accordo? Allora, però la fonte, e questo è che è importante, la fonte della nostra gioia è quel posto preparato per noi fin dall'inizio dei tempi. Vediamo adesso allora la gioia mondana, perché c'è anche una gioia mondana, c'è anche una gioia mondana che dà il mondo. Gesù infatti lo dice: vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Quindi vuol dire che c'è una pace anche nel mondo. C'è una gioia, ce l'avete anche voi le gioie mondane. Solo qual è il problema? Che la prospettiva, il limite della gioia del mondo è in questo tempo, è in questo spazio, è temporale. Ci sono pochi anni di vita, ci sono molte prove e sofferenze, e allora noi cerchiamo di mettere tra una sofferenza e l'altra degli spazi in cui cerchiamo di star su. Di tirarci su. Scrive San Gregorio Magno: l'anima non può essere senza gioia. Ma certo, siamo fatti per Dio. Cerca quindi il piacere nelle cose basse se non lo trova nelle cose nobili. Però le cose basse hanno un limite. Dal momento che l'uomo è fatto per Dio, l'uomo cerca l'assoluto. Ma un divertimento assoluto nel mondo non c'è. Non c'è. Appunto perché questo mondo attende la liberazione dei figli di Dio per entrare nella gloria del Padre dal momento che nel mondo c'è questo peccato. Ecco allora perché, visto che l'uomo è fatto per l'assoluto, se non ha questa prospettiva di realizzazione della vita di Dio nella pienezza dei cieli, cerca di, in quei pochi anni che ha qui,
di divertirsi il più possibile, cioè di divertirsi, o meglio, di cercare questa gioia assolutamente, come potremmo dire punto finale, come senso dell'esistenza. Ecco perché cerca distrazioni sempre più estreme, perché non si accontenta più della gioia di mangiare un panino con l'amico. Ma è troppo poco, dopo un po' ci vuole una gioia un po'. Mi basta più, è vero o no? Poi una volta c'erano i genitori che ci tenevano un freno, uno non poteva uscire di casa, torna all'ora tale, torna all'ora tal'altro, uno non faceva neanche in tempo un po', almeno io questa esistenza, mia infanzia infelice, con la mamma che mi metteva sempre una montagna di limiti. Io volevo, come tutti, no? Cercare un po' di distrazione, dico, mamma, vado a socializzare un po' col mondo, ma che sempre torno a casa all'ora X, dove vai, dove non vai, ma queste mamme sono terribili. Ma se uno non ha, come dire, questo limite, cerca evidentemente questa gioia nel mondo in un processo sempre superiore, sempre maggiore. Pascal dice che questa ricerca di gioia, lui la chiama con una parola che si chiama distrazione. E c'è un pensiero, tra i tanti pensieri di Pascal, molto bello. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria e l'ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. È profondo questo pensiero, non puoi risolvere la morte di quello che vuoi, ti rimarrà sempre come problema, la miseria, l'ignoranza. Allora cosa fai? Per vivere felici, come risolvi? Non ci pensi. Ecco allora che nascono le distrazioni, che vengono, come dire, imposte, circensen. In fondo che cos'è? Il mondo dei cosiddetti divertimenti artificiali, chiamiamoli così, modo di distrarsi, di non pensare, di sollevare lo spirito su cose del mondo. Voi mi dite, ma allora non possiamo neanche guardare Canzonissima con Rita Pavone? Rita Pavone, sì, Rita Pavone. Vabbè, io sono rimasto a Rita Pavone. Vede come tutti conoscete Rita Pavone? Se vi chiedo chi è Saint-Cherbel MacLuf, nessuno conosce. Pavone, Rita, tutti la Teddy Remis lo conoscete, marito di Rita Pavone. Va bene, detto questo, poi mi dite, ma allora non è lecito neanche questo momento, è una distrazione anche questo. Sapevo. Qualcuno dice, ma questo, l'ho detto che alla fine degli esercizi, voi direte, era meglio parlare di un altro argomento. Non possiamo più vedere neanche questo. È una distrazione. E infatti noi, nella vita comune, ci siamo tolti questa distrazione. Siamo tristi, siamo infelici, ci manca Teddy Remis o Don Bachi. No, ne facciamo niente. Poi adesso ci sono i mondiali di calcio, no? A voi siete donne di una certa età, interessano meno, però è un momento, adesso c'è il tormentone fino a metà luglio, no? Te lo sbattono in tutte le maniere. Diventa l'argomento, ha ragione Pascal. Metti questi insiemi di cose così non pensi alle cose di Dio, che sono la vita eterna. Cercheremo poi di capire se ci sono dei, come dire, delle gioie lecite, cioè vedete, come siete contenti, mi piace, per distrarsi. No, non ci sono. C'è il mondo di Dio in cui tutto diventa gioia, ma anche la sofferenza, ed è una prospettiva totalmente diversa. Dopodiché non hai più bisogno delle gioie mondane, non le vuoi più, ti escono dalle orecchie, le riconosci immediatamente e le rigetti da te, non come necessariamente peccaminose,
ma come distrazioni da Dio. Diceva San Luigi Gonzaga, il mio direttore spirituale mi ha imposto di distrarmi da Dio, ma non ci riesco. Mamma mia, altro che Rita Pavone qua. Non ci riesco. Beato lui. Bene, allora, i divertimenti, le distrazioni, le curiosità varie mi tengono fuori dal mio centro. Il santo invece è contento della solitudine e triste nei trambusti. Il santo è contento di stare nella solitudine, perché non è mai solitudine. Quando invece cerco la distrazione nei trambusti, vi assicuro che si cade nel baratro e va sempre peggio. Il mondo non dà gioia per il semplice fatto che non la possiede. Si tratta tutte di eccitazioni della sensibilità e del mondo psicologico. La mondanità porta al vuoto, per non dire al lutto, per il semplice motivo che l'ha detto San Giovanni nel Vangelo e nelle lettere: il mondo ha un governatore, un principe, un re che si chiama Satana. Piaccia o non piaccia, questa è la parola di Dio. Satana quindi ha i suoi luoghi di attrazione. E uno di questi è l'ossessiva ricerca del piacere. Sapete che cos'è il piacere? Non è il romanzo di D'Annunzio, anche lui ci sarebbe da dire di D'Annunzio, ma sapete cos'è il piacere? È la ricerca del piacere in quanto tale come finalità. Facciamo un esempio. Quando io mangio qualcosa di buono, mi piace, poi mi dite, ma cos'è, peccato anche questo? No, no, perché il gusto ce l'ha dato Dio, quindi mangiare una cosa buona mi piace, mi fa piacere, va bene? Faceva piacere anche a nostro Signore, diciamolo pure. Oh, meno male. Però la finalità del mangiare qual è? Il piacere? No. La finalità del mangiare è nutrirsi, perché se non mangio non vado avanti. Però se non ci fosse qualcosa di buono da mangiare, ma chi me lo fa farmi prepararmi tutte le volte? Cioè, è una piccola trappola per dare anche gusto a una finalità ultima che è il nutrirsi. Allora, cosa fa l'uomo sensuale? Siccome il senso è bello e buono, lo prolunga. Sarebbe come? E lo ricerca in quanto tale, sarebbe come, facciamo un esempio, se mi piace qualcosa, che io lo mettessi in bocca, lo assaporassi, lo gustassi, me lo tengo diversi minuti, mi dico che buono questo, eccetera, poi lo butto giù e lo rivomito e poi ricomincio, perché non mi interessa nutrirmi, anzi se mangio troppo di quella roba dopo un po' divento 200 kg, non è il caso. Voi mi dite, ma chi è che fa questo? Non lo so, può darsi che qualcuno ci sia, ma è l'esempio per capirci. Cioè, ricerco quella cosa buona che c'è nella natura, che è provare anche un certo piacere. Pensate alla sessualità, una cosa uguale identica. Il fine della nostra corporeità qual è? Provare piacere? No, non è il fine. Non è il fine. Però se io cerco quello in quanto tale, è un disastro. Non è il fine della nostra corporeità nel rapporto tra uomo e donna. Ma certamente questo fa parte della natura, l'ha messo Dio, io mi ritrovo così. Ma l'ha messo il Signore per arrivare a un altro fine, che non è quello del piacere. La ricerca del piacere in quanto tale, appunto, fa parte del regno della mondanità, la quale dà esplosioni momentanee, potremmo dire, accontenta la nostra psiche, scariche di adrenalina, picchi emotivi, ma poi lascia il vuoto, finisce subito. Allora cosa succede? Ne cerco un altro, perché per qualche momento ho provato una certa sensazione, una certa emozione. Ma capite che più faccio così, più sparisce il mondo di Dio.
Perché sto parlo di baratro? Perché se uno vive per quello, precipita nel vuoto. Ma quanti ne ho conosciuti di giovani che alla fine erano disgustati, che ricercano, come dire, proprio così, il piacere in tutto quello che il mondo offre nel grande supermercato del mondo, arrivano in fondo alla cassa che sono rovinati, cioè sono vuoti, disgustati. E meno male se lì incontrano qualche testimone di Dio, della fede. Conoscono il Signore, allora dopo loro sanno dirvi che differenza c'è tra la gioia umana e la gioia mondana. Può darsi che noi siamo tra coloro che sono sospesi, che non hanno ancora pienamente gustato la gioia di Dio e ogni tanto buttano l'occhio sulla gioia mondana, appunto, come vi ho detto, Pippo Baudo e voi mi dite, arrivaglie con questo, però per gli uomini saranno altre forme. Cioè, le guardiamo e ne prendiamo un po', le prendiamo, diciamo, ma in fondo che male c'è? Vedete? Siamo tra l'uno e l'altro. In questi corsi di esercizi cercherò di abbattere totalmente questo tipo di gioia mondana. Bisognerà però conoscere la gioia di Dio. E questa corsa verso il baratro, dicevo, porta alla fine alla distruzione del mondo di Dio. Ecco perché i padri della Chiesa erano veramente molto severi nei confronti di questo tipo di ricerca. La strada della gioia vera invece passa dalla mortificazione e non c'è nulla da fare. Se volete conoscere la vera gioia, la via è quella della mortificazione. La vera gioia è in paradiso, dove la gioia sarà piena e definitiva. La strada però è una mortificazione di questa gioia sensuale, che ha come matrice, che ha come direttore d'orchestra proprio il maligno. Allora, la gioia spirituale, la gioia del cristiano, attira e crea repulsione. Attira e al tempo stesso crea repulsione. Vediamo un attimo, crea repulsione. La gioia di Dio, se io ce l'ho, se la possiedo, se sono orientato verso il Signore, se dentro di me c'è questa fonte profonda, attorno a me avrò sempre qualcuno che cercherà di spegnermi questo entusiasmo per Dio, che non è l'entusiasmo ridanciano, ma è l'entusiasmo per Dio. Cercherà sempre di spegnermi questa gioia, a cominciare da quelli di casa, che cominciano a dirti: ma fanatico, mezzo ebete, sei sempre uno che va in chiesa, ma perché ci dicono questo? Quando poi io sono contento, ma scusatemi tanto, se sono contento io e quindi creo poi attorno a me pace, dolcezza e sicurezza. Ma che ti interessa se la mia fonte è là? Vieni anche tu. No, ci attaccano su quello, ci attaccano sulla fonte. Io ricordo mio papà, tanto per citare un personaggio, quando la mia mamma, il sottoscritto degli ultimi tempi, diciamo, ma insieme anche gli altri miei fratelli, dicevamo i vespri. Alle 6 di sera mio babbo passava ogni tanto, guardava, andava via scuotendo la testa. Una volta disse: cosa state sempre lì a dire la messa? Papà, non è la messa questa, ma non gliel'ho neanche detto. Gli dava fastidio che in casa ci fosse questo momento che poi dopo creava spazi di gioia casalinga. Allora mi viene da dire, pensando un po' a questo, ma perché questa avversione? C'è un mistero in fondo. Questa avversione non si spiega. E il mistero è presto risolto. Perché San Francesco, lo vedremo sabato, dirà proprio che la tristezza è il male di Babilonia, cioè del maligno. Tristezza è l'impronta del maligno. E quindi la lotta non è tanto tra i due membri della famiglia, la lotta profonda è proprio tra Dio e Satana, tra il bene e il male.
quando c'è un segno che richiama la fonte, che richiama Dio, e subito il maligno attacca per bocca dei nostri cari, dobbiamo dire, strumenti inconsapevoli. Ma guardate che anch'io a volte sono strumento del maligno, eh? Non pensate che c'è il mondo diviso nettamente in due, tutti quelli che sono a parte di Dio e tutti quelli che sono a parte del maligno. Purtroppo anche noi a volte, più o meno consapevolmente, possiamo essere strumenti del maligno per un altro. Perché questo sentimento l'ho provato anch'io, nei confronti di persone, veramente con una gioia cristiana, con un entusiasmo tale, che ho provato un po' di gelosia e ho detto, ma no, ma tu sei fanatico. E poi dentro di me dico, proprio io vado a dire questo. Non riesco ad adattare invece alla sua gioia e a cercare di scoprire il suo segreto, qual è la sua fonte, la voglio bere anch'io quell'acqua. Vedete? Anch'io cerco di abbassare il tono del mio fratello, che invece ha tutte le potenzialità per farmi trovare la fonte. Bene, quindi chi attacca l'entusiasta della fede non può sopportare che questo riesca a vedere tutto sotto la luce di Dio. Ci dicono basta parlare di Dio, basta metterlo in tutte le salse. C'è anche il mondo. Eh sì, c'è anche il mondo, ma il mondo viene da Dio, l'ha fatto Lui. Quindi quando abbiamo questo lasciamo perdere, perché neanche il mio prossimo sa per quale motivo mi sta combattendo. È inutile che voi diciate, facciate una difesa vostra, perché dovete solo guardare due forze che si combattono, come se foste voi degli spettatori. Quindi non opponete resistenza, piuttosto cercate di aiutare il vostro fratello a togliere quella parte tenebrosa che è nel suo cuore, che non accetta il mondo di Dio, d'accordo? Perché tutti gli altri mezzi non funzionano, è sull'interno, non è sull'esterno, che bisogna combattere, cioè in altri termini bisogna combattere il maligno. Si tratta di credere quindi in Dio, si tratta di credere in Dio, e anche quando siete attaccati in questa maniera, l'esortazione che vi faccio è proprio quella di continuare a cercare la vostra fonte in Dio, senza però stressare l'altro, il prossimo, dicendo vieni anche tu, perché in quel momento è irritato, sarà la vostra vita stessa, sarà la vostra gioia, ecco il martirio, sarà la vostra gioia pian piano che lo conquisterà. E quindi, tanto per essere sempre il solito esempio autobiografico, il mio papà, che alla fine, all'inizio diceva cosa state sempre lì a dire la messa, un giorno a Loreto l'ho visto col breviario in mano a dire l'ufficio delle letture alle 6:30 del mattino, avevo voglia, ce l'avevo qui sulla punta della bocca, papà cosa stai sempre lì a dire la messa? Lui col breviario, l'ufficio delle letture, è che non gliel'ho detta, ma sono stato molto virtuoso perché ce l'avevo proprio lì pronta a dirgliela. Quindi vedete che ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non fate delle battaglie, delle crociate, perché l'anima ha bisogno di veramente tempo. Però io sono convinto che la vostra perseveranza, la vostra gioia, diciamola pure, pur nelle prove, alla fine conquista. Perché se da un lato, come vi ho detto, è respingente, dall'altro attira. La gioia spirituale attira, è certo. Chi ha un atteggiamento allegro nei confronti della vita, chi sa affrontare gli ostacoli che ci sono per tutti con coraggio, chi vive, serenamente, allegramente i propri doveri, dà proprio una manifestazione di Dio, della vita. Ma chi di voi entrerebbe in un convento, scusate se parliamo di vocazioni, dove sono tutti tristi e scontenti? Vado in un monastero, sono tutti tristi e scontenti. Io sarei il primo a dire, ma non andare mica lì, sai, perché tutti vogliono stare in un luogo dove c'è gioia, dove c'è allegria, dove c'è un luogo di gioia, ci attira, perché siamo fatti per la gioia e ce ne accorgiamo e lo vediamo. Bene, come vi ho detto, la gioia attira perché abbiamo scoperto il senso della vita.
il senso delle cose. Facciamo le cose sapendo perché le facciamo. D'accordo? La tristezza invece è una passione negativa. Lo vedremo quando parleremo della tristezza come malattia. Bene, l'uomo triste, come vi ho detto, è soggetto a cercare la gioia nelle cose momentanee del mondo. Invece noi siamo attirati dall'unica gioia che è la presenza del Cristo, che dà senso a tutto. Mi sono chiesto però una cosa. Come mai Gesù nel Vangelo non ride mai? Ve lo siete chiesti? Non c'è un passo nel Vangelo in cui Gesù rida. Ho cominciato a pensare, perché bisogna pensare alle cose, no? Nel Vangelo ci sono tanti passi in cui Gesù manifesta la sua gioia, egli è la fonte. Anzi, addirittura andando verso il Calvario, nell'ultima cena, Gesù dice: ora la mia gioia è al colmo. Però non ride mai. La mia risposta è questa. Gesù non ride mai perché c'è il peccato nel mondo. Cioè, la risata, che pure ogni tanto uno dice, ma bisogna anche ridere, l'allegria fa buon sangue, come si dice, il riso fa buon sangue. Cioè, bello vedere una persona che ride. Un momento, io però mi trovo di fronte a uno che è nella gioia, il Cristo, ma non ride mai. Allora vuol dire che il ridere forse è una manifestazione, adesso lo dirò, una manifestazione, specialmente quando c'è questa risata eccessiva e sguaiata, proprio di quel picco di gioia mondana, questa generalizzo, non prendetelo proprio alla lettera, se no poi dopo mi dice, qui adesso bisogna stare attenti, se rido quello mi dice, ah, ma allora questa gioia, la fonte qual è? È la mondanità. Prendetelo in senso ampio, però è giusto meditare anche su queste cose. Anche perché mi sono trovato il passo di San Luca che dice: guai a voi che ora ridete, mamma mia, guai a voi che ora ridete. E poi nella regola di San Basilio, che ha fatto la regola per i monaci, scrive: San Basilio, dottore della Chiesa, non c'è nessun motivo per ridere, anzi ce ne sono molti per piangere. Allora non mi dico. Allora qui stiamo dicendo il tutto e il contrario di tutto. Però dice subito San Basilio, perché in effetti uno entra in monastero e dice: oh, qui non c'è niente da ridere, c'è tutto da piangere. Allora aspetta bene che vado al convento successivo. Scrive San Basilio: il riso può essere ornamento esteriore di chi è pieno di gioia interiore. Allora questo ha già messo a posto tutto. Allora, se il riso è l'ornamento esteriore di chi dentro è pieno di gioia interiore, va bene. E scrive ancora San Basilio: oppure uno non ha la gioia interiore e cerca artificiosamente di procurarsi il riso con scherzi inopportuni. Oh mamma mia, io quanti scherzi che ho fatto quando ero un ragazzo, qui San Basilio che mi manda chissà dove, in purgatorio, scherzi inopportuni. Cioè, appunto, vedete, per trovare un motivo di divertimento, ma in una prospettiva che non è la prospettiva di Dio, cosa faccio? L'atto per il quale vado a divertirmi. Questo non è quello che noi intendiamo la gioia cristiana. La vera gioia non può essere mai forzata con il divertirsi, non è mai forzata. Attenzione, esplode dentro in un modo tale che diventa incontenibile. E qui abbiamo San Francesco e Serafino di Saro, che lo vedremo sabato, hanno una gioia tale che quelli che li vedevano rimanevano senza parole. Non avevano mai visto una gioia simile nel mondo. Ed erano persone che anche soffrivano, tutti e due. Capite adesso che stiamo cominciando a capirci sulla gioia che noi cerchiamo. Quindi il santo è un uomo immerso nella gioia che non cerca motivi ulteriori per questa, come dire, modo sguaiato, una ricerca superficiale, ripeto, della gioia mondana, per
dimenticare. No. La gioia spirituale non è mica per dimenticare, sapete. Avete mai sentito l'espressione bevo per dimenticare? Allora voi rispondete, e io bevo per ricordare. Bevo che cosa? Sangue di Cristo. Sangue di Cristo. Fate questo in memoria di me. È esattamente l'opposto, è il memoriale. Io bevo per ricordare che cosa Dio ha fatto per me. Qui allora sì che mi viene la gioia spirituale, ma bevo per dimenticare è proprio il contrario. Cosa devi dimenticare? Di esistere? Di essere? Certo. Infatti chi beve per dimenticare vuole dimenticarsi di esistere, di essere e di essere in fronte a Dio. Ecco allora, per dire questa breve parentesi sul ridere, ho concluso così una meditazione mia, che non è certo peccato ridere, però la risata, ecco, l'espressione della gioia che ho dentro. Quando invece questo ridere, che non c'è mai nel Vangelo, è segno di superficialità o di sguaiatezza o di forzatura, ecco allora che non è un segno di una gioia cristiana. Quindi il santo che non si cerca occasioni per aumentare in sé questa espressione psicologica della risata è sempre pieno di gioia. Cioè non le ha, non se le va a cercare, perché tutto alla fine diventa motivo di gioia, addirittura anche la sofferenza. Bene, adesso vi dirò 8 condizioni per vivere la gioia cristiana. Sì, pianissimo, pianissimo. E io vorrei che voi viveste veramente nella gioia. Ma me ne sono inventate io, intendiamoci, non è mica scritto nel Vangelo. Però meditando e riflettendo mi sono chiesto quali possono essere le condizioni, se questo è vero, per essere inseriti in questa gioia. Se i santi e se Gesù stesso dice la mia gioia è al colmo, io dico a me stesso, ma la voglio anch'io questa gioia, non solo in paradiso, ma la voglio proprio qui in questa terra, anche se si accompagna con la sofferenza. Io direi questa, la prima condizione, allontanare la tristezza dal cuore. Non c'è mai una ragione valida per abbandonarsi alla tristezza. Ci sono sempre tante cause di sofferenza. Poi questo lo analizzeremo meglio. Ma la lamentela continua è in fondo un'accusa a Dio. Quante anime amano il libro della Bibbia, le lamentazioni. Poi non lo leggono perché sono loro stesse parola incarnata. Io sono il libro delle lamentazioni. Non andarlo a leggere, basta che ascolti me. Dalla mattina alla sera. Guardate che la lamentazione è proprio un'accusa a Dio. Perché accusiamo Lui che tutto è storto, tutto è negativo. Tutto è sbagliato. Allora, nostro Signore dice, cosa ci posso fare? La lamentazione è il distacco da Dio, è l'atteggiamento del figlio maggiore della parabola del figlio il prodigo, il quale viveva in casa col padre, ma il suo cuore era pieno di rancore. E lo manifesta proprio la gioia del padre. Guardate quello che dicevo prima. Finché il padre sta tranquillo, finché il figlio piccolo è fuori, vabbè. Quando arriva il figlio minore, il padre scoppia di gioia, questo scoppio fa scoppiare il rancore del fratello, che c'era già dentro. La lamentela del fratello era già presente. È proprio la gioia che lo manifesta. La gioia del padre. Quindi questo rancore, questa tristezza, questa lamentazione va combattuta perché porta alla perdizione. Non bisogna permettere che metta radici nel nostro cuore, bisogna allontanarla immediatamente. Attenzione, questo non vuol dire che siamo sempre contenti, no, assolutamente. Siamo anche nella prova, abbiamo prove grosse, ma non stiamo lì a lamentarci in continuazione.
diceva Padre Pio, adesso cito Padre Pio, in una lettera a una figlia spirituale: perché sei così triste? La tristezza è del demonio. Proprio questo è l'insegnamento di San Francesco. Padre Pio, non abbandonate l'anima vostra alla tristezza. La tristezza è la morte dell'anima. Oh, ma ascoltate queste espressioni. La tristezza è la morte dell'anima. Poi scrive ancora, la tristezza non serve a nulla. Allontanarla, come vi ho detto, non vuol dire cercare gioie mondane, d'accordo? Non vuol dire guardare l'isola dei famosi. Sì, non alzate gli occhi al cielo, perché se vi dico chi ha vinto l'isola dei famosi, sapete chi l'ha vinto. Che ne so. Non significa cercare lì, ma mettere dentro cose autentiche. Ecco la preghiera, ecco la vita cristiana, ecco il breviario, ecco la frequentazione con Dio, ecco la lettura spirituale. Queste qui danno gioia, anche se l'uomo per entrarci si deve sforzare un po'. Danno gioia perché danno il senso del vivere. Elimino le cose che non danno gioia, metto cose che danno gioia. Questo è l'antidoto, la battaglia da fare quando noi sentiamo nel nostro cuore la lamentela continua. Quindi la profonda convinzione che anche nelle sofferenze io sono amato da Dio, sono voluto da Lui, sono cercato da Lui. Guardate che per fare questo ci vuole una grande energia spirituale. Non è affatto semplice, perché tendiamo, io stesso, ad abbandonarmi alla lamentela. Ogni tanto dico al Signore, ma lasciami sfogare un po'. Mi lamento 5 minuti, poi basta. In 5 minuti, nel mio cuore, mica con gli altri. In 5 minuti le dico tutte, ma alla fine sono contento? No. Uno dice, mi sfogo? No. Ti lamenti contro Dio. Chiaro che tu hai delle sofferenze, vanno affrontate, non vanno mai, come dire, saltate. È un atto di fede grande. Quindi, punto primo, bando alle facili lamentele. Guardate, io avrei già finito gli esercizi spirituali. Bando alle facili lamentele, perché questa applicazione ascetica è molto difficile, ma se la fate conoscerete la gioia proprio spirituale. La seconda condizione, io metterei una buona confessione. Guardate, la confessione è un sacramento che serve proprio per questo. Sì, vi ho detto che la tristezza è il male di Satana, di Babilonia. Quando siamo nel peccato andiamo subito nella tristezza, subito. La confessione l'hanno inventata nostro Signore Gesù Cristo non solo per farci tornare in grazia, ma per farci tornare belli, perché la parola grazia, vivere in grazia, ci rende graziosi, cioè è la nostra anima che si rinfresca, è come andare all'istituto di bellezza. E quando l'anima è tornata in grazia di Dio, l'intervento dello Spirito Santo, che è fonte di gioia, agisce su di noi. Perché l'uomo decaduto è come un malato, un rattrappito, l'uomo decaduto della grazia. Quindi la confessione non è una cosa psicologica, dopo sto meglio, è l'intervento dello Spirito Santo nel nostro corpo malato, corpo o nel nostro spirito. È come un raggio laser che ci fa abbattere il peccato e mette in noi quello Spirito Santo che dà gioia. Non so ogni quanto voi vi confessiate, ma ascoltate questo passo che ho trovato in un libro di un certo Massimo Camisasca, che è un sacerdote legato un po' a Comunione e Liberazione. Ha scritto un libro che si chiama Padre. Scrive così: quando è stata affidata alla mia comunità una parrocchia in Germania 10 anni fa, ho scoperto che lì la confessione non era più in uso da 30 anni. Semplicemente la gente non si confessava, perché i preti non parlavano più del sacramento della penitenza e non sedevano più in confessionale. Il sacramento istituito da Gesù, qualunque cosa rimetterete,
e vivo per 2000 anni, era stato cancellato. Ma la stessa situazione ho ritrovato in una parrocchia affidata a noi in Canada. Cito ancora, la confessione è innanzitutto un incontro con Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi. Se non si entra in questa prospettiva, non si può fare esperienza di questo sacramento. Un prete che non riscopre per sé la necessità della penitenza non potrà mai essere un buon prete. Non sa più come agire, né con gli uomini né con Dio. A poco diventerà schiacciato dal suo male, diventerà stanco e deluso. Terribile questa dimensione, ma è terribile anche il fatto che in una parrocchia la gente non si confessi più da 30 anni. Ma io mi domando, ma allora i tuoi peccati te li tieni tu? Ma come fai a essere gioioso? Allora anche il cristiano va a finire nella gioia mondana, va a cercare nel mondo quella gioia che non ha più, perché se vive nel peccato, hai voglia te di dire faccio finta di essere felice. Eh sì, mi eccito a essere felice. Mi metto la maschera e faccio finta di essere felice. Siete contenti? No, io non la voglio questa. Allora, com'era diverso il curato d'Ars? Com'era diverso il curato d'Ars? Che si metteva nel confessionale e la gente saltava addosso. Altro che non si confessava più da 30 anni. Lì facevano a gara a far la fila a confessarsi dal curato d'Ars. Allora questa la metto anche a voi. Confessatevi frequentemente. Confessatevi spesso. E non mi dite che non trovate confessori. E se non li trovate, cercatelo. Terza condizione. Lo sforzo per superare le passioni malvagie. Terza condizione, per essere impiantati nella gioia, sforzo per superare le passioni malvagie, che vuol dire in pratica una vita di penitenza. E qui appunto, ahimè, oibò, ma chi non fa, chi non vive questa penitenza non può conoscere la gioia spirituale. La Madonna Fatima, nei pochi messaggi che ha dato, non fa altro che chiedere, a Lourdes anche, penitenza, penitenza, penitenza. Scopriremo con sorpresa che le anime penitenti sono piene di gioia. Che grande sorpresa. La penitenza è la lotta contro le passioni. Siete consacrati in comunità, dovete lottare contro le passioni. L'anima abbandonata alle passioni non sarà mai gioiosa. Il vero gioioso è colui che si autocontrolla, perché il corpo sotto il controllo dell'anima aiuta a non lasciarsi andare. L'anima che è disciplinata, l'anima sobria, l'anima che vive nella povertà, è un'anima che si instaura nella gioia. Punto quarto. Allora, lotta contro le passioni, punto terzo. Punto quarto. Fede in Dio che dirige tutto in bene. Ripeto, fede in Dio che dirige tutto in bene. Fede in Dio che dirige tutto in bene. Cioè saper vedere tutte le cose con il dito di Dio. È la famosa espressione di San Paolo ai Romani, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Allora anche la persona molesta, anche le sventure, possono essere fonte di gioia, perché Dio ci purifica. Ma guardate, chi vive così vola 2 metri da terra, perché anche la persona molesta, che ho proprio a fianco, che mi sta addosso, che mi stressa, che continuamente non mi capisce, che non mi vuol bene e che addirittura mi perseguita, può essere mandata da Dio, possiamo dire così, per la mia purificazione. Quindi l'accolgo con gioia. Chi sa vedere questo? Tutto diventa occasione di gioia spirituale. Anche quando non capisco mi abbandono in Dio, come diceva Giobbe, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Anche la Madonna un giorno provò angoscia quando Gesù nel Tempio disse: perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Cosa avrebbe potuto rispondere la Madonna? Certo che lo so.
Che razza di risposta è questa? Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Lo sappiamo, io e Giuseppe lo sappiamo benissimo. Ma perché ci hai fatto provare angoscia? Vedete? Anche il momento dell'angoscia può essere una purificazione dell'amore. Punto numero 5. Condizione per vivere nella gioia. Capire la sofferenza. E qui vedete stiamo scalando una montagna. Accettare la sofferenza come mezzo di purificazione della fede, partecipare quindi con il Cristo alla salvezza del mondo, completo in me quello che manca alla passione del Cristo. Quindi quando ci sono motivi di sofferenza, leggeremo dei passi di Gregorio Sannino, non accusare Dio di tutto, come fanno quelli del mondo, non accusare Dio di tutto, ma leggere quelle parabole, quale padre a chi gli chiede un pane da un serpente, quindi anche voi che siete cattivi date cose buone, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a coloro che glielo domandano, e sono cose buone anche quelle che ci purificano dal male. Chi entra in questa prospettiva di figlio è gioioso, è contento. Le anime molto purificate, anche dalla sofferenza, quando la vivono in Dio, hanno questa gioia spirituale che non si capisce da dove venga, ma viene dal Padre. Andiamo al punto sesto. Sono un po' veloce perché sennò il tempo passa, alla fine, anziché gioia, vi viene una noia mortale. Io sono qui che voglio darvi gioia e vi do noia, manca solo una lettera. Il punto sesto è la vita ordinata. E qui dovrei parlare dei giovani. La vita ordinata, perché oggi c'è l'inno alla vita spericolata. Conoscete Vasco Rossi? È uno di Zocca, lì, della nostra Daniela Guarniento, è di Zocca, conosce Vasco Rossi, perché ogni tanto va lì. Allora gli ho detto, ma senti, visto che tu conosci Vasco Rossi, perché ogni tanto vai da lui e gli dici, la vita spericolata vera ce l'hanno i cristiani, a seguire il nostro Signore. I quali però, cosa fanno? Vivono una vita ordinata. Si pensa che la vita sregolata porti ebbrezza e quindi gioia, ma questo è tutto da dimostrare. La vita di Gesù appare un perfetto equilibrio. Ma anche qui abbiamo la mentalità che la vita ordinata sia noiosa, grigia, metodica, abitudinaria, ahimè, ahibò, che noia. Cerchiamo qualche motivo per dare colore a questa vita. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. No, è proprio quella vita ordinata in Dio, invece, che è la vera vita spericolata. Una volta, vi racconto questo, venne Don Benzi, conoscete quello della Giovanni XXIII, a fare un incontro a noi della comunità, al santuario del Sasso, e siccome Don Benzi ha tutte queste case di accoglienza, tutti questi casi difficili che segue, così, e poi era appena stato in Perù, tutto contento, ci parlava di questa vita che fanno loro. Allora, alla fine, quando c'era lo spazio per le domande, dissi, ma scusi, don Oreste, lei è venuto a parlare dei monaci di cose che noi praticamente non faremo mai, perché appunto tenere i bambini, tenere tutti questi casi, eccetera, che davano questo senso di utilità, eccetera. Noi stiamo sempre qua, al Sasso, a San Sergio, e che cos'è allora il messaggio che può dare a una comunità di carattere contemplativo? Qual è la bellezza? Ecco. E lui disse, il voto d'obbedienza, ahimè, disse, proprio il voto d'obbedienza. Sì, perché, ci spiegò questo, che per me fu illuminante. E disse, con l'obbedienza tu lasci fare a Dio, il quale ha una fantasia molto superiore della tua. Se tu ti autodetermini, alla fine fai sempre le stesse cose, sei tu il metodico, sei tu l'ordinario, non è Dio. Ma se tu dai a Dio di lavorare in te, può darsi che domattina ti sbatta in Nuova Zelanda a fare una cosa che non avresti mai pensato. E se tu lasci fare a Dio, dopo la Nuova Zelanda ti fa fare un'altra cosa, vai a vivere in una grotta con delle pecore, ma in vento per dire, che tu non avresti mai pensato. E quindi la fantasia di Dio, se tu lo lasci agire proprio col voto d'obbedienza, io non mi possiedo più, puoi fare delle cose come hanno fatto i santi, dei miracoli, delle cose che non avrebbero mai immaginato, lasciando fare a Dio.
Allora ogni tanto dico, ma alla fine la vita spericolata veramente la vivo io, se faccio il voto d'obbedienza. E mi capita ogni tanto quando passo nelle città vicine dei giovani, quelli che sono un po' lì fuori dalle porte, con 10 orecchini in un orecchio, con i capelli da super aria, con la cresta, no? Del gallo colorata di viola, passo io vicino con quest'abito e vedo che loro mi guardano e io dico, forse sono io più strano di loro, forse sono io che mi vesto in una maniera più originale rispetto alla loro. E mi viene da dire, forse sono loro che hanno un cliché fisso di trasgressione. Ma ogni tanto mi verrebbe da parlare, dico, ma perché mi guardate in questo modo? Perché vedete un marziano? Loro sono più marziano di voi. Allora ce l'ho fatta io, che pure ho una vita estremamente regolata. Ma io non ci capisco più nulla neanche io in quello che sto dicendo, perché al tempo stesso è una vita estremamente regolata, vado con la campana, e al tempo stesso se riesco a dare a Dio veramente il governo della mia vita, i colpi di vita, il famoso colpo di vita, me lo dà Dio, solo che non è quello che penso io. Facciamo un colpo di vita, vestiamoci così, andiamo là, alla fine sono sempre le stesse cose. Allora va a finire che i rivoluzionari sono proprio coloro che sono più ligi al, come dire, infatti, a Dio. Infatti cosa succede? Che i rivoluzionari sessantottini di ieri, io un po' l'ho fatta ho vissuto un po', quelli che andavano contro il padrone, ricordate, adesso sono quasi tutti padroni. Cioè, una volta superata la fase del ventenne, a 40 e 50 anni agognano ai posti di potere, nel piccolo se si vuole, ma anche nel grande. Allora viene da dire, ma dov'è quello spirito di avventura? Ma la risposta me la do io. L'avventura vera è Dio, l'avventura vera è Dio. Allora noi dobbiamo presentare ai giovani questa avventura vera che è Dio, questo spirito di novità continua che è Dio. Domandiamoci perché le chiese sono vuote di giovani, forse perché non presentiamo o non viviamo questa gioia meravigliosa che è darsi a Dio. Io devo dire, ho incontrato la gioia cristiana nella Renata Stolfi. Conoscete voi la Renata Stolfi? Una vecchia di 80 anni che stava su per miracolo, pesava 40 kg forse, della comunità di Bologna. La conosci tu la Renata Stolfi? Ma sì che l'hai conosciuta. Perché quando io entrai mi mandarono nel gruppo della Renata Stolfi, io avevo 23 anni, lei ne aveva 80. Quando vidi sta vecchietta qui, ma avevo una gioia interiore, l'avrei baciata, ma veramente. Io infatti la baciavo poi, l'abbracciavo, la baciavo, eccetera. Ma veramente una gioia interiore, ma io non ce l'ho, dicevo, questo segreto, era sempre luminosa, sempre nella. Poi vivevo una vita molto semplice, ma questo per dire come mi attirava, e mi attirava il suo Dio, mi attirava la sua gioia, mi attirava quello che lei aveva trovato. E dicevo, ma quindi quando dicono, ma i giovani vengono in comunità, sono tutti anziani, ma non è questo il punto, il giovane non è che cerca di divertirsi, perché quello c'è già, se vuole divertirsi appunto nella mondanità, non ha bisogno di voi. Aveva bisogno forse di voi il giovane per divertirsi, ha bisogno della vostra gioia, ma non quella mondana, ha bisogno di trovare in voi una luce, una ricchezza che ha perduto e se la trova anche nel centenario, state tranquilli che viene, scrive il padre, scusate sono un po' lungo ma che ora è? Sono le 10. Che ora abbiamo iniziato? Mamma mia, ma qui è un'esagerazione, prometto che dopo sarò più breve. No, 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 sto finendo. Il padre scrive sui giovani, attenzione, la testimonianza che dobbiamo dare ai giovani è la virtù della povertà, che implica necessariamente che il nostro amore è altrove, che il nostro vero tesoro non sono le ricchezze, la bella casa, i poderi, il prestigio. Oh, se un padre di famiglia donasse questa testimonianza, sarebbe molto più educativo di tanti discorsi. Cosa volete che faccia un'educazione anche cristiana quando i figli vedono che il padre e la madre non vivono che per il denaro?
Il cristianesimo è per questi genitori qualcosa che si aggiunge alla vita, non la vera vita dei genitori. E allora è giusto che i ragazzi gettino via la religione. Cosa se ne fanno? È meglio per loro tendere direttamente a quel bene, che sembra essere il bene supremo, cui tutti gli altri sono da subordinarsi. Infatti, quando ci si ricorda di Dio, per pregare che ci dia un lavoro, che ci faccia ottenere un buon stipendio e ottenere da Lui quello che con altri mezzi non sapremmo ottenere. Guardate come ha ragione il padre. Quando i figli vedono che sì, i genitori dicono sì, andiamo in chiesa, ma vivono per altre cose, rigettano la chiesa e tendono direttamente a quello a cui tendono i genitori. Benissimo. Ma se Dio è movimento, è pura gioia, noi dobbiamo essere sempre giovani. Noi dobbiamo essere sempre giovani. Dio è pura gioia. Dio è pura gioia. E noi scappiamo da Lui per paura di perdere una nostra indipendenza. Ma quando si presenta ai giovani l'avventura di Dio, i giovani vengono. Ci sono delle comunità nuove che sono piene di vocazioni, perché presentano un'avventura di Dio e loro vengono. Quindi non è che non ci sono vocazioni. Ma noi cosa vogliamo per i nostri giovani? Non mi dite che volete Dio, o meglio, forse sì, ma sono convinto che soprattutto volete per i vostri figli una sistemazione, una laurea, una posizione, questo vogliono le mamme, e il resto, ma. Infatti quando io mi diverto, perché quando sento una mamma che dice mio figlio è bravissimo, è intelligentissimo, mi aspetto sempre il ma finale, è buono, è generoso, è qua, fa tutte le virtù, io sto zitto, ma convive, ma non crede più in nulla. E viene da dire, no, beh, che sia buono, generoso, eccetera, sono tutte cose buone. Noi dovremmo volere per i nostri figli questa grande avventura di Dio. Una volta una signora mi telefonò e mi disse, padre Serafino, convinca mia figlia a non farsi suora. Signora mia, ha preso la persona sbagliata, mi dia il numero di telefono di sua figlia, la convinco subito a farsi suora, a partire per il monastero, per la grande avventura di Dio. Ovviamente poi c'è il discernimento vocazionale, diciamo, ma se un vostro figlio, adesso forse avete già passato l'età, arriva e dice, mamma, entro in monastero, mi faccio certosino. Cioè quello che una volta entrato non lo vedi mai più, altro che i cellulari lì, una volta entrato esci poi solo da morto, vi faccio certosino. Sareste contenti, adesso dite sì, guardate il registrato, eh? Quindi figlio, nipote, eccetera, se entrano nel monastero o nella vita religiosa. Ecco, prendiamo gli ultimi due punti. Dio, appunto, finisco questo, ti accorgi che alla fine la vita è in Dio. È ordinata e al tempo stesso avventurosa. Settimo punto. Per vivere nella gioia, non leggere questa rivista. Non leggere questa rivista. Sono andato a comprarla dall'edicola, non vi dico la faccia dell'edicolante. Avevo già in mente questo colpo. Non leggere questa rivista. Qua c'è motivi di trovare gioia, allora perché c'è il titolo, si chiama proprio gioia. Ottavo punto, l'ultimo. Sì, sì, non leggere gioia. Adesso non so se l'editore scrivete, è tutti lì a scrivere. Non leggere gioia. O consimili, ma questo l'ho preso proprio, si intitola proprio così. Perché non è lì che c'è la gioia, non è lì, non è lì. Ottavo e ultimo punto, pregare con fervore. Pregare con fervore. Fonte della gioia è trovare Dio nella preghiera, laddove Egli si comunica. Quando la preghiera è trascinata, diventa stanca. Non c'è dialogo, non c'è amore, non si parla con nessuno.
Attenzione però perché la preghiera non è provare emozioni, la preghiera è entrare in una realtà, è decidersi di mettersi alla presenza del Signore, è esporsi a Lui. Bisogna entrare nella preghiera proprio per stare davanti a Dio e cercare di mettere la nostra anima. Cito una frase di Heschel, che è uno scrittore spirituale, non cristiano, ma è molto, molto, molto bravo. L'elemento decisivo dell'esperienza mistica consiste nel sentirci più vicini a Lui, ma cruciale non è la sensazione, bensì la certezza, e sottolineo certezza, che Egli è vicino, anche se la sua presenza rimane velata. Decisiva non è l'emozione, ma la convinzione. Se essa manca, anche la presenza di Dio diventa un mito. E allora la preghiera è una delusione. Dio è preghiera viva. Quel famoso rabbino in casa quando andava a pregare, diceva vado a pregare, salutava la moglie, i figli, li abbracciava, li baciava.